E allora si comincia, questa è Prato San Maurese. Arbitra l'incontro il signor Antonio Liotta di Castellammare di Stabia, coadiuvato da Riccardo Liotta di San Donat di Piave e Pietro Fortugno di Mestre. Il Prato in casacca azzurra presenta Bertini, Inizio, Riesciannamè, Colombini, Diego Mobilio e Aprili, Diallo, Nicoli, Soldani, Trovade e Ciccone. L'allenatore è Lucio Brando. In panchina il secondo portiere Falsettini, Cecchi, Renzi, Cela, Campaner, Del Rosso, Petronelli, Quassi e Ibrahima Ba. Dall'altra parte la San Maurese, formazione di San Mauro Pascoli, che presenta il seguente 11: Piretro, Masini, Bolognesi, Benedetti, Gaiola, Manfroni, Casadio, Aruna, Merlonghi, Bonandi e Barbatosta. In panchina appunto a disposizione l'allenatore che è Marco Martini, il secondo portiere Zavatti, Zaghini, Gribric, Sami, Vallocchia, Cremonini, Berardi, Grassi e Misuraca. Partita che ha avuto avvio esattamente da 1 minuto e 12 secondi con il Prato che quest'oggi deve rinunciare agli infortunati Angeli e Bassano, ma ritrova dal primo minuto il proprio bomber per eccellenza, vale a dire Andrea Adiego Mobilio, 11 reti in campionato. Dall'altra parte la San Maurese, formazione che schiera tre ex in campo, il portiere Piretro, il difensore Masini e il centrocampista Riccardo Gaiola. Occhio nelle file della formazione di San Mauro Pascoli a Mario Merlonghi, maglia numero 9, 11 reti in campionato per l'ex giocatore appunto del Cattolica. Attenzione adesso al Prato che attacca con Nizzoli, va fino in fondo Nizzoli, c'è la buona interdizione difensiva da parte di Masini e il pallone termina sul fondo. Accanto a me per il commento tecnico Stefano Chini, una partita importante, una partita da vincere per risalire la china in classifica. Sì, perché il Prato davvero avrebbe l'opportunità di scavalcare posizioni importanti in caso di un successo e fortificherebbe anche la sua condizione mentale, psicologica. Contro la Correggese c'è stata una partenza sprint come spesso la squadra riesce a fare, non coronata dal gol, poi c'è stata la punizione vincente dei reggiani che ci aveva mandato un po' in crisi perché il Prato aveva letteralmente dominato, è stato un lampo a ciel sereno. Il Prato è stato bravissimo nel secondo tempo a rientrare sul terreno di gioco con grande concentrazione, ha creato palle gol in quantità industriale ed ha trovato meritatamente il pareggio. Vedremo anche l'ingresso titolare di Andrea Adiego Mobilio, che già nello scampolo di partita contro la Correggese era stato determinante nel ridare ulteriore forza ad una squadra che comunque anche senza Mobilio aveva creato nella partita di domenica scorsa tante opportunità. È un Prato che è appaiato in classifica al Crema, ma ha 6 punti in meno che avrebbe conquistato sul campo, quindi non dimentichiamocelo quando facciamo le analisi sulla stagione del Prato, che oggi ha bisogno di vincere perché questi sarebbero 3 punti davvero importanti. E mi sembra che anche da questi primi istanti di gara, 3 minuti e mezzo, l'atteggiamento sia quello di mettere le mani sul match in maniera aggressiva. C'è un calcio di punizione in favore della formazione biancoazzurra per il fallo subito da Giordano Trovade e allora appunto è proprio il giocatore ex pianese ad incaricarsi dell'opportunità di battere questo calcio da fermo. Salgono anche i lunghi della squadra allenata da Lucio Brando e mi riferisco a Sciannamè e a Colombini, all'interno dell'area ovviamente anche Diallo e Mobilio, c'è il movimento di Mobilio ma si va a cercare Colombini, è uno schema, Colombini non riesce a intervenire, si gioca, rimette il pallone in gioco Colombini, ma la palla aveva già oltrepassata interamente la linea bianca che delimita il fallo di fondo e allora ci sarà rimessa da parte della San Maurese. San Maurese all'ottava stagione consecutiva in Serie D, una formazione che ormai è un habitué in questa categoria e che ha avuto fino a questo momento un andamento assolutamente singolare, pensate, speculare, risultati sia ottenuti in casa che in trasferta, ha raccolto gli stessi punti
sia nelle gare casalinghe che in quelle giocate lontano dalle mura amiche. Intanto attenzione ad Andrea Diego Mobilio, si gira bene, che va a cercare Ciccone con questa grande giocata. Attenzione a Ciccone che poi tocca all'indirizzo di Nicoli. C'è l'intervento da parte della difesa della formazione della San Maurese, che mette il pallone in calcio d'angolo. Buono l'approccio di gara del Prato, come diceva Stefano Chini, la formazione allenata da Lucio Brando riesce sempre ad approcciare bene le gare. Adesso dovrà dare continuità alla propria pressione offensiva. C'è calcio d'angolo, attenzione, lo va a battere Giordano Trovade, chiama lo schema Trovade, attenzione al movimento anche di Aprili, la palla di Trovade, il colpo di testa, poi la palla che finisce sul fondo con l'ultimo tocco operato da Soldani, che però non ha avuto effetto, e allora sarà il portiere Giacomo Piretro, ex della gara, una stagione nelle file del Prato in Serie D. La passata stagione invece Piretro ha giocato come secondo portiere nelle file del Rimini. Da questa stagione invece è passato nelle file della formazione della San Maurese. Piretro, che è cresciuto calcisticamente nelle file del Cuneo. Intanto c'è il colpo di testa da parte di Aruna, Adamo Aruna, altro giocatore da attenzionare con grande attenzione. La palla è per Sheriff Diallo, prova a partire Diallo, non lo prendono Diallo, va Diallo che poi va a effettuare questo cross, non riuscendo però a ben indirizzare, e allora il portiere Piretro può andare in comoda presa. Ed eccolo proprio Piretro che ha fatto ripartire i propri compagni, la giocata da parte di Luca Benedetti, uno dei giocatori più esperti nelle file della formazione allenata da Martini. Il tocco di Gaiola, anche lui ha militato nel Prato in Serie C, è arrivato dalla primavera dell'Inter, si diceva un gran bene di Gaiola, metronomo di centrocampo, poi la sua carriera non ha rispettato quelle che erano le prospettive della vigilia. La palla adesso viene gestita da Casadio, che se la porta però fuori, e allora ci sarà la rimessa in favore della formazione del Prato con Simone Nicoli, che quest'oggi ha lasciato la fascia di capitano a Claudio Sciannamè, che torna titolare anche vista l'indisponibilità di Lorenzo Angeli. C'è il fallo, e allora il calcio di punizione in favore del Prato con Trovade, che è stato toccato duro in precedenza. Aprili va da Francesco Colombini, la palla è per Andrea Diego Mobilio, sull'out per Nizzoli, ancora Mobilio che va centralmente da Ciccone, il movimento di Diallo è premiato, ecco Diallo, conclusione, la palla si stampa sulla traversa, che grande azione del Prato con Sheriff Diallo che al settimo minuto colpisce la traversa con questa battuta che è andata però ad incocciarsi sul montante alto della porta difesa da Giacomo Piretro. La prima occasione importante del match è griffata dal Prato con Sheriff Diallo. Bellissima l'imbucata di Ciccone per Diallo, che era già partito forte con un'incursione sul lato sinistro, qui si è inserito a destra, splendida bordata, si è salvato Piretro grazie alla traversa, grande occasione per la squadra biancazzurra che, come dicevamo anche nei primi minuti del nostro commento, è subito partita molto forte, e risultato ancora di 0-0 tra Prato e San Maurese, ma grande chance davvero quella di Diallo. Palla che viene poi recuperata ancora dal giocatore del Prato, vale a dire Sciannamè, che poi va a servire ancora per quanto riguarda il Prato Colombini, con il rilancio lungo da parte di Masini. C'è poi il fuorigioco fischiato a Merlonghi, e allora c'è il calcio di punizione in favore del Prato, che sta per battere Francesco Colombini, che sta giocando una seconda parte della stagione sicuramente con grande disinvoltura, ritrovando quelle che sono le sue caratteristiche che lo hanno sicuramente portato ad essere uno dei migliori difensori della categoria. Adesso è Soldani che prova a gestire il pallone con lo stesso che finisce direttamente in fallo laterale, e la rimessa sarà sempre in favore della formazione biancazzurra con la giocata di Soldani.
palla ancora fuori, rimessa sempre per la compagine biancoazzurra con Andrea Diago Mobilio, che di petto va da Diallo, poi Aprili apre per Nicoli, c'è il tentativo di cross, il pallone viene ribattuto con la maglia numero 2 da Gabriele Masini e allora il pallone termina in calcio d'angolo. Ci sarà ancora un'opportunità per il Prato, amici l'ascolto e la visione, quando siamo arrivati al minuto 10 nel corso di questo primo tempo e il risultato è sempre fermo sullo 0-0, le riprese del nostro Filippo Sileci, la regia di Paolo Innocenti. Attenzione adesso al calcio d'angolo in favore del Prato, c'è gran movimento, la battuta di Mobilio, la palla all'interno dell'area, attenzione, Ciccone non riesce però a trovare il tempo per la battuta vincente, allora riparte la San Maurese, attenzione al break della formazione di San Mauro Pascoli con Merlonghi che prova questa battuta dalla lunga distanza, aveva visto il portiere Bertini fuori da pali, allora si è fatto ingolosire, è andato al tentativo di tiro che comunque non ha creato assolutamente problemi al portiere della formazione biancazzurra, Giordano Trovade, prova in avanti a cercare a Diego Mobilio, recupera adesso la San Maurese con il tocco da parte di Barbatosta, poi c'è Trovade che va a recuperare il pallone, va da Diallo, si gioca, attenzione a Sheriff Diallo, ancora Diallo, va a puntare l'avversario, c'è l'intervento da parte di Benedetti che non gli concede niente e allora riparte la formazione della San Maurese. La giocata da parte di Bonandi, attenzione adesso ad Aruna che prova ad andare, ancora Trovade si oppone bene, poi riesce a mantenere anche il pallone in campo e va a servire per Nicoli, gioca bene il Prato che adesso riparte con Simone Nicoli, Andrea Diego Mobilio, ancora Mobilio che prova a effettuare questo lancio all'indirizzo d'inizio, intanto c'è Diallo a terra all'interno appunto del terreno di gioco con il direttore di gara che non interviene, adesso sì perché nessuno ha messo fuori il pallone e allora devono entrare i sanitari del Prato per prestare le cure del caso a Sheriff Diallo che è andato a scontrarsi con Luca Benedetti, sono due Marcantoni, è stata davvero una un intervento molto energico da parte di Benedetti che ha colpito il pallone ma poi è andato a cocciare anche su Sheriff Diallo, rimasto a terra. Siamo esattamente al minuto 12 e sempre 0-0. Sempre 0-0, ma grande occasione come raccontavamo in precedenza da parte del Prato con la traversa di Diallo, subito Ciccone protagonista fra le due linee, il passaggio illuminante per il centravanti biancazzurro che adesso sembra poter recuperare con le cure dei nostri sanitari, ovviamente dovrà accomodarsi temporaneamente al di fuori del terreno di gioco, dunque un Prato che giocherà per qualche istante con un uomo in meno. Ecco, chiede Lucio Brando a Pippo Bettazzi se è tutto ok, e il nostro fisioterapista dice sì sì, non ci sono problemi, anche se Diallo continua a toccarsi il ginocchio sinistro, ma ci sembra che la sua andatura sia parzialmente rassicurante, mentre dalla curva arriva un coro, lo sceriffo Aleale proprio da parte del nostro centravanti che ha avuto una grandissima occasione, ottima partenza da parte del Prato che dovrà lottare anche contro la fisicità della Samorese, servirà la tecnica fra le due linee, quella già messa in mostra da Ciccone ma anche dal mobilissimo Mobilio che giostra un po' su tutta la linea orizzontale, quindi da destra a sinistra dell'attacco biancazzurro, anche se al momento sembra partire principalmente dal centro. Tredicesimo e mezzo, mentre botta e risposta tra Gian e Lentigione, 1-1, una partita importante che si gioca anche sull'asse di Agliana, grande Mobilio. Giocata di Mobilio che va a cercare Simone Nicoli che non riesce però a mantenere il possesso del pallone all'interno del terreno di gioco e allora il pallone stesso termina fuori, come diceva il nostro Stefano Chini, una giornata importante anche per la testa della classifica con lo scontro di Agliana tra l'Aglianese e la Pistoiese nel derby più strano che ci sia e poi l'altro match a cui faceva riferimento il collega, vale a dire quello di Gorgonzola tra l'Agiana e Lentigione, per il momento è pareggio su entrambi i campi, 0-0 ad Agliana tra Aglianese e Pistoiese, 1-1 invece tra Gian Erminio e Lentigione, quindi insomma un campionato che si è improvvisamente riaperto per quanto riguarda la vittoria finale, più delineata invece la zona bassa della classifica con due squadre che sono palesemente in difficoltà e mi riferisco al Sasso Maggiore e allo Scandicci che attualmente hanno davvero poche chance di poter evitare la retrocessione diretta nel campionato di eccellenza.
ovviamente il salto maggiore per l'ultima posizione in classifica, lo Scandicci per il meccanismo della forbice. Torniamo in cronaca però, perché il Prato riparte da Tommaso Bertini, che va da Francesco Colombini, che va a allargare il pallone verso Francesco Soldani. Soldani poi tocca in avanti per Trovada, recupera Aruna. Aruna poi va a cercare Merlonghi. Merlonghi va ad allargare per Bonandi, va Bonandi con questa conclusione che finisce direttamente alta sopra la traversa. Ci ha provato Thomas Bonandi con questa sua conclusione, che non ha creato però nessun tipo di impaccio al portiere Tommaso Bertini. Colombini, Soldani, ancora Bertini. Eccolo qua il pratesissimo portiere della formazione biancoazzurra. Masini ricaccia in avanti per la San Maurese e allora la palla torna nella disponibilità di Tommaso Bertini. Si riparte da dietro con Claudio Chandamè. Prova ad entrare Chandamè, che poi preferisce ripartire invece da Colombini. Ancora Colombini, che poi tocca centralmente verso Aprili. Va l'ex giocatore delle giovanili della Fiorentina a toccare per Nicoli. C'è Ciccone tra le linee che riesce a superare un avversario. Ancora Ciccone, poi c'è il tocco per Diego Mobilio. Trovade, Aprili, c'è il buon intervento in recupero difensivo da parte di Daniel Barbatosta, che riesce a recuperare il pallone per la formazione della San Maurese. San Maurese che piano piano sta aumentando il proprio forcing, sta alzando il proprio baricentro, squadra molto molto esperta quella allenata da Marco Martini. Gaiola, si fa vedere Merlonghi, che riesce a toccare il pallone e a far ripartire ancora da dietro la compagine di San Mauro Pascoli. Il tocco arretrato verso il portiere Piretro da parte di Michele Manfroni. Benedetti, senza nessuna fretta, cercando di sviluppare la manovra, la formazione della San Maurese, che vedete aspetta che il Prato venga a pressare per poi poter andare a sviluppare la manovra. Benedetti va a cercare Bonandi, che è ovviamente è molto bravo, va di centro basso, giocatore tecnicamente davvero dotato, che si porta a casa un calcio di punizione. Intanto cantano incessantemente gli ultras del Prato, uno spettacolo vero. La palla è per Masini, il movimento è di Aruna, la posizione è regolare. Attenzione ad Aruna, rientra Aruna, la palla dentro, Chandamè mette fuori. Allora Gaiola per la San Maurese. Aruna ancora, Bonandi, attenzione al movimento di Masini, posizione irregolare. Posizione irregolare e quindi ci sarà il calcio di punizione in favore della formazione del Prato. Fischiato questa posizione irregolare a Gabriele Masini. Riparte Claudio Chandamè, che poi sbaglia il rilancio, allora si torna da Bertini. Bertini va a ricalciare più lontano che può il pallone. Diallo la mette giù con un po' di difficoltà, ma riesce. Allora arriva Ciccone, che prova a passare nello stretto. C'è l'intervento da parte della difesa della formazione della San Maurese, ma intanto c'è un giocatore della compagine San Mauro Pascoli che è rimasto contuso nell'azione precedente, con Ciccone che nel tentativo di liberarsi ha sbracciato andando a colpire Gaiola, che appunto è rimasto contuso a terra. Si può riprendere con Gaiola, che deve farsi medicare, un problema ad una mano per l'ex primavera dell'Inter. E allora si riparte. Diamo uno sguardo al cronometro, siamo al 19° nel corso di questo primo tempo, sempre 0-0 il risultato. Lancio a cercare Bonandi, che non può intervenire. E allora il pallone termina in fallo laterale, la rimessa è per il Prato con Claudio Chandamè. Francesco Colombini,
Eccolo qua l'ex giocatore di Scandicci Aglianese. Il suggerimento è per aprire il colpo di testa da parte di Davide Bolognesi. E poi il pallone termina in fallo laterale, la rimessa sarà per il Prato con Tommaso Nizzoli, ecco il ragazzo di Agliana, cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Fiorentina. Il movimento di Mobilio, la chiusura da parte di Benedetti, pallone che termina in fallo laterale, la rimessa sarà ancora appannaggio del Prato. Sempre con Tommaso Nizzoli, si fa vedere Soldani, ma Nizzoli andrà a cercare trovate, vediamo. Oppure c'è Mobilio nei pressi anche. La giocata è per Soldani, poi una serie di rimpalli, Soldani rimane comunque in possesso del pallone. Poi va a toccare, o meglio a cercare di farlo, all'indirizzo di Trovade. Gaiola prova a far ripartire Merlonghi. La chiusura di Colombini è precisa. Pallone termina in fallo laterale. La rimessa sarà ancora in favore della San Maurese con Davide Bolognesi. Colpo di testa da parte di Casadio. La rimessa è per il Prato. Si fa vedere Diallo. Cerca di prendere la posizione di Allò con l'intervento con la maglia numero 6 da parte di Michele Manfroni, che non gli ha concesso niente in questo frangente. Nizzoli fa ripartire il gioco per Trovade, attenzione a Trovade, poi c'è il tocco a cercare Nicoli, colpo di testa da parte di Masini e il pallone che termina in fallo laterale. Ci sarà rimessa ancora in favore del Prato. Ancora Ciccone che svaria molto nel fronte offensivo della formazione allenata da Lucio Brando. Francesco Soldani, il movimento di Aprili, Soldani torna da Colombini. Chandamè, ancora Chandamè che poi preferisce far ripartire Colombini, Soldani, ma vedete c'è l'aggressione sistematica sul portatore di palla bianca-azzurro da parte della San Maurese. Qua Gaiola va ad attaccare in maniera troppo energica Andrea, a Diego Mobilio, Stefano Chini, una formazione quella della San Maurese, speculare al Prato, sempre molto attenta, molto diligente, non buttano via un pallone. No, adesso hanno registrato qualcosa sul terreno di gioco, infatti il Prato deve partire con più raziocinio. C'è Nizzoli che spinge molto sulla destra, c'è l'asse Nizzoli-Aprili, intanto attenzione c'è Mobilio che viene anticipato da Benedetti che spedisce in fallo laterale. Mobilio parte molto al centro, un po' più defilato Diallo, Ciccone dietro, un Prato molto offensivo, ma adesso la San Maurese ha leggermente alzato un po' il baricentro e ha fatto un po' densità a metà campo, quindi dobbiamo adesso organizzarci per ritrovare quella continuità offensiva che avevamo dimostrato nei primi 15 minuti. Siamo al 23esimo, metà tempo, giro di boa in questa prima frazione. 0-0 è il risultato, come vedete dalla nostra grafica. Intanto c'è il fallo subito da Manfroni e allora ci sarà il calcio di punizione in favore della San Maurese con il portiere Giacomo Piretro, di verde vestito quest'oggi, mentre maglia completamente rossa per il portiere del Prato Tommaso Bertini. La battuta di Bolognesi colpisce Aprili, rimessa ancora per la San Maurese, proprio sotto la nostra postazione. Con Bolognesi che attende il movimento di Casadio, eccolo premiato. Poi Casadio riesce a toccare ancora per Bolognesi, ancora Casadio, la chiusura da parte di Nizzoli, pallone che termina fuori, la rimessa è ancora per la San Maurese, attenzione la palla è per Merlonghi, 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 ma è fuori gioco, è fuori gioco, è fuori gioco, è fuori gioco, quindi azione invalidata con il Prato che potrà riprendere con un calcio di punizione affidato a Francesco Soldani. Claudio Chandamè, eccolo qua il capitano del Prato che tocca centralmente per Ciccone, vedete l'aggressione di Gaiola, ancora Ciccone che poi tocca per Diego Mobilio, esce bene Benedetti che ha preso le misure a Diallo mi sembra, la palla adesso è per Aruna,
che va a cercare Bonandi con il pallone che termina in fallo laterale. La rimessa sarà per il Prato. Avvio molto garibaldino della formazione biancazzurra. Poi la San Maurese, come diceva il nostro Stefano Chini, ha trovato le misure in campo e adesso sta coprendo il terreno di gioco in maniera molto attenta con questa pressione offensiva che ricorre spesso all'aggressione sul portatore di palla avversario, come in questa circostanza che ha portato al fallo di Andrea Diego Mobilio. Chandamé adesso, Ciccone ha un po' di spazio, vediamo se lo attacca, sì, e allora va Ciccone, prova a l'imbucare per Aprili, la palla arriva poi nella zona dove agiva Bolognesi che la rimanda in avanti, ancora Aprili, spalle alla porta, Nizzoli, ecco Trovade, potrebbe anche pensare al tiro Trovade, ancora Trovade che poi prova ad imbucare per Diego Mobilio, sempre Trovade dopo un rimpallo. E allora Nizzoli, si riparte da Francesco Soldani, Aprili, attenzione ad Aprili che va da Ciccone, Ciccone alza il pallone a campanile, stacca fuori Manfroni, poi la palla è ancora per Mobilio, interviene però bene Bolognesi che va a rilanciare, allora parte Barbatosta. Soldani si frappone fra lui e il pallone in maniera regolare a giudizio dell'arbitro che, ripeto, è il signor Antonio Liotta di Castellammare di Stabia. La palla è per Giordano Trovade, Francesco Soldani, ancora Ciccone, ma vedete tre avversari subito a pressarlo. La palla è per Nicoli che va da Diallo, attenzione a Diallo, c'è Benedetti che riesce a fermarlo, ancora Diallo, limite dell'area, Diallo, Diallo, conclusione ribattuta da Gaiola e allora mette fuori Bolognesi che addirittura riesce anche a stoppare il pallone, poi va a cercare di far ripartire Merlonghi che non ci può arrivare, allora il pallone termina in fallo laterale. Colombini, Chandamé, colpo di testa da parte di Casadio, poi Benedetti, il fallo di Diallo e quindi il calcio di punizione in favore della San Maurese. I minuti sono 27 nel corso di questo primo tempo, il risultato è sempre fermo sullo 0-0, Stadio Lungo Bisenzio, 31esima giornata della regular season del campionato di Serie D Girone D. Il match che stiamo proponendovi è quello tra il Prato e la San Maurese. Bonandi porta a casa un calcio di punizione per questo fallo subito nella zona centrale del campo e allora c'è Riccardo Gaiola che si predispone per la battuta. Manfroni, Benedetti, avanza ancora la formazione di San Mauro Pascoli, sbaglia Benedetti e la recupera Trovade che va da Mobilio, gran tocco di Mobilio che sta veramente giocando una gara sopraffina sotto il profilo delle palle giocate, la palla è per Diallo, può andare Diallo, 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 Piretro riesce a ribattere, l'occasione per il Prato, chiama Sheriff Diallo, risponde Giacomo Piretro, palla in calcio d'angolo. Di forza Sheriff Diallo è riuscito ad opporsi alla resistenza di Benedetti, a calciare verso la porta di Piretro che è stato bravo a coprire il proprio palo e a deviare in angolo e allora batte proprio a Diego Mobilio questo calcio d'angolo, attenzione al movimento di Colombini, proprio a cercare Colombini che va sul secondo palo, ecco il colpo di testa di Colombini, Piretro devia ancora in angolo, no, sarà rimessa dal fondo, quindi secondo il direttore di gara quando Piretro ha toccato il pallone la stessa aveva già oltrepassato interamente la trasversale, quindi la traversa della porta difesa dal portierino ex Rimini e Prato. La palla è per Aruna, attenzione, siamo già dall'altra parte, ancora Aruna che poi va a allargare all'indirizzo di Masini, la può mettere Masini, secondo palo, il movimento di Barbatosta che non riesce però a controllare il pallone in prima battuta, poi riesce a passare l'intervento di Aprili che riesce a evitare il calcio d'angolo e a mettere il pallone in fallo laterale. La rimessa è per la San Maurese con
Davide Bolognesi. Si fa vedere Casadio, c'è ovviamente anche Barbatosta nei pressi. La palla è proprio per Barbatosta, attenzione al movimento di Barbatosta, area di rigore. Ancora Barbatosta che va da Aruna, poi c'è l'intervento di Trovade, ancora Bolognesi. Prova ad andare Aruna, limite dell'area, Aruna prova la battuta, la parata da parte di Bertini. È abbastanza scolastica, esattamente alla mezz'ora, il rinvio di Bertini è sbagliato. E allora c'è il colpo di testa di Aruna, poi Shannamè che va ad intervenire, subisce fallo, il fallo è di Bonandi. E allora calcio di punizione in favore del Prato. Calcio di punizione in favore del Prato con Shannamè che è rimasto a terra nel scontro precedente con Bonandi, con il calcio di punizione in favore della formazione bianco-azzurra, quando, come dicevo in precedenza, abbiamo superato da qualche secondo la mezz'ora. Sempre 0-0, abbiamo visto anche la San Maurese per la prima volta al tiro con la conclusione di Aruna controllata da Bertini. È un Prato che deve adesso usare molta molta pazienza, ma in precedenza grande occasione con una bella palla di Soldani per Diallo. È stato bravo Pietro a deviare in calcio d'angolo, poi sugli sviluppi di quel corner l'intervento di Colombini a testimonianza di come il Prato stia cercando di mettere le mani sulla partita. Anche Nicoli lo abbiamo visto infilarsi là davanti in un paio di circostanze, è chiaro, giocando con attenzione perché qui non c'è fallo. Attenzione ad Aruna, Aruna tocca dentro, Merlonghi, ancora Merlonghi, si gira Merlonghi, tiro fuori, mamma mia, deviazione, deviazione, calcio d'angolo, occasionissima per la San Maurese al minuto 31 con Merlonghi, deviazione che ha salvato Bertini e quindi ci sarà il calcio d'angolo in favore della formazione di San Mauro Pascoli. Partita adesso apertissima con anche la San Maurese che non disdegna di replicare di rimessa, e allora sarà calcio d'angolo, tutti dentro, guardate, sono tutti all'interno dell'area di rigore, proprio sulla linea di porta. Il pallone che arriva la mette fuori Bertini, attenzione alla battuta di Bolognesi, ribattuta da Colombini. Attacca ancora la San Maurese con Masini che innesca Bonandi. Bonandi area di rigore, Bonandi conclusione, la parata da parte di Bertini. Ci ha provato anche Bonandi con Bertini che comunque ha disinnescato senza particolari problemi. Ciccone, riparte il Prato, Ciccone va a cercare a Diego Mobilio, non ci può arrivare a Diego Mobilio e quindi il pallone termina direttamente sul fondo a Diego Mobilio che si prende l'inquadratura del nostro Filippo Sileci con Pietro che si predispone per il rinvio, occasioni da una parte e dall'altra. Anche se il Prato, lo ricordiamo, ha colpito anche una clamorosa traversa al minuto 7 con Sheriff Diallo. Ma adesso la San Maurese ha preso campo, ha alzato il baricentro e sta sicuramente giocando in maniera diversa rispetto all'inizio della gara. Eccolo Gaiola, va a sciabolare, a cercare Barbatosta, Nizzoli di testa, Bolognesi, il movimento di Casadio, poi Aprili mette il pallone nella disponibilità di Barbatosta dopo un rimpallo. Manfroni, Benedetti, Masini. Il movimento di Aruna, eccolo qua. Perde il pallone questa volta Aruna. Lo recupera però Bonandi che finisce a terra, subisce fallo. Allora c'è il calcio di punizione in favore della formazione della San Maurese con il tecnico Marco Martini che richiama Adamu Aruna e intanto si deve cambiare il pallone che è sgonfio. Allora dentro un altro pallone con il direttore di gara Antonio Liotta di Castellammare di Stabia che ha chiesto appunto che venga sostituito l'attrezzo del gioco. Allora calcio di punizione in favore della formazione della San Maurese. Batte Merlonghi, la palla dentro, mette fuori Soldani, poi Bolognesi recupera. Merlonghi che addirittura riparte da Pietro. Questo per consentire di far allargare
tutti i propri compagni e tornare in posizione. Vedete come la San Maurizio deve posizionarsi e può ripartire senza nessuna fretta. Tatticamente ineccepibile per il momento la squadra allenata da Marco Martini. Manfroni, Benedetti, attenzione con a Diego Mobilio che stava per recuperare il pallone. Poi c'è il fallo commesso da Aprili, ma è stato fischiato il fallo su Benedetti, va lasciato andare per il vantaggio, ma poi l'arbitro ha fischiato il fallo di Diego Mobilio su Benedetti. Gaiola prova a passare Bonandi, tocca per Aruna, in anticipo Ciccone, palla fuori, rimessa per il Prato. 35, meno 10 dal termine della prima frazione, occasioni da una parte e dall'altra, con il Prato sicuramente più incisivo, ma anche la San Maurese è riuscita ad avere le proprie occasioni, ad impensierire il portiere Bertini. Palla fuori, rimessa per la San Maurese, l'ultimo tocco è di Nicoli che non è d'accordo. Benedetti, Manfroni ha un po' di campo, lo attacca, vedete Manfroni con il tocco sbagliato, recupera Nizzoli per un attimo, poi Barbatosta, attenzione a Barbatosta, c'è il fallo subito da Barbatosta, il calcio di punizione è in favore della San Maurese. Mi sembra, Chini, che siano calati un po' i ritmi, E questo va a tutto beneficio della San Maurese, ma forse i ritmi sono calati perché la squadra giallorossa ha aumentato un po' la propria presenza a metà campo, sono cresciuti Aruna e Gaiola nel Prato, c'è molto traffico là davanti di Allò, Ciccone, Mobilio, stenta infatti un po' Nicoli a farsi vivo dalle retrovie, che è stato un po' il leitmotiv della fase offensiva del Prato nelle ultime settimane. Adesso bisogna fare attenzione perché la squadra giallorossa sta un po' prendendo campo. Bonandi, attenzione a Bonandi che poi va da Merlonghi, attenzione Merlonghi, prova la battuta, ribattuta da Ciccone, poi c'è l'intervento di Masini, è palesemente irregolare e qua ci poteva stare anche l'ammonizione, qua ci poteva stare anche l'ammonizione perché è intervenuto a gamba tesa sull'avversario. Vabbè, non estrae il cartellino? Vediamo se l'estrae. C'è richiamo verbale e basta, c'è richiamo verbale e basta nei confronti di Masini, qua gli ha voluto bene, come avremmo detto nel nostro dialetto pratese, però l'ammonizione ci stava. Se, sicuramente in un campionato di Serie A o di Serie B con le telecamere e quant'altro l'arbitro sarebbe stato indubbiamente più severo. Poi si può discutere che anni fa magari ci sarebbe stato il rimprovero verbale anche in questa occasione, mentre adesso c'è più severità nei campionati di vertice, però... Attenzione perché adesso mi sembra che la partita si stia facendo interessante anche sotto il profilo fisico. Attenzione perché c'è l'uscita da parte di Piretro che va ad intervenire su Ciccone, tutto regolare con tre giocatori rimasti a terra, e vale a dire Piretro, Ciccone e un difensore della San Maurese, tutto regolare per il direttore di gara che ha ritenuto quindi regolare l'intervento di Piretro che è andato ad intervenire sul pallone scontrandosi su Ciccone che è rimasto a terra. Piretro si è già rialzato, poi è a terra anche Masini per quanto riguarda la formazione della San Maurese e Ciccone per il Prato. Vediamo con Masini che è sempre a terra, ecco qua Masini che si rialza e quindi si può ripartire con i tre giocatori che hanno ripreso quindi la propria posizione in campo. Vediamo Masini, per il momento mi sembra non sia ancora rientrato e c'è il dottore del Prato Innocenti che sta verificando le condizioni di Masini. Allora la San Maurese è in 10 uomini e fuori Masini che ha qualche problema.
calcio d'angolo. La battuta, la palla all'interno dell'area, mette fuori Aruna con il Prato che continua ad attaccare contro Vade. Poi il cross di Chandamè, la palla che filtra Pietro va in presa, riesce a sventare la minaccia. Intanto sta per rientrare anche Gabriele Masini, esattamente al 40° minuto nel corso di questa prima frazione di gioco. Il risultato è sempre di 0-0 a Lungo Bisenzio. Sta cascando a me, poi Soldani che viene anticipato, Colombini che rilancia, Aruna lascia sfilare e quindi il pallone termina in fallo laterale. Rientra Masini, viene verificata però dal direttore di gara la condizione di Masini, che evidentemente ha un taglio all'altezza del braccio. Comunque tutto regolare, si può riprendere 11 contro 11. Bonandi, eccolo proprio Masini che va a innescare Aruna, attenzione, va Aruna fino in fondo, la può mettere Aruna, Chandamè, ancora Aruna che finisce a terra, ma c'è l'ammonizione per Aruna, simulazione, calcio di punizione per il Prato. Aruna quindi, primo ammonito della gara per questa simulazione all'interno dell'area di rigore biancazzurra. Il rinvio da parte di Bertini, stacca di Allò, poi Manfroni, Benedetti, Gaiola, Masini, Benedetti. Ancora la San Maurese, Aruna, Gaiola, lo attacca addirittura Diego Mobilio, Aruna sempre, centralmente a cercare Merlonghi, poi Bonandi, sempre Bonandi, il movimento, Merlonghi va a cercare l'1-2 con Bonandi, Chandamè rilancia, e allora c'è Manfroni, perché, attenzione perché c'è Diallo, e interviene Diallo, Manfroni riesce ad intervenire in qualche maniera. Benedetti, palla recuperata e ancora dalla formazione di San Mauro Pascoli che la fa girare, Aruna di testa, palla in fallo laterale, diamo uno sguardo al cronometro, siamo al 43°, quindi ancora 2 minuti da giocare, poi verificheremo se ci sarà o meno segnalazione di recupero. Vedo Davide Carifi con la lavagnetta e quindi immagino che verrà esposta la lavagnetta con il recupero. Benedetti, Manfroni che va a effettuare il rinvio, Aruna, ancora la giocata da parte di Gaiola, passa Masini, lo attacca Diallo, la palla è per Casadio, può andare Casadio, attenzione al movimento di Merlonghi, eccolo premiato, Bonandi, Merlonghi, la palla è per Bolognesi, attenzione Bolognesi, la tocca dentro, un rimpallo, la palla per la rete di Casadio che era in fuorigioco, fuorigioco, quindi non si può neanche trattare di gol annullato perché era già alta la bandierina di Pietro Fortugno di Mestre. Colombini va a effettuare il rinvio di testa Bolognesi, poi Manfroni con precisione, Nizzoli a Diego Mobilio di testa, poi mette ancora Diego Mobilio, Manfroni sempre molto preciso, poi va da trovare, attenzione a Ciccone, Ciccone il tocco dentro per Diallo, non si capiscono i due giocatori del Prato e allora l'occasione sfuma. Palla recuperata ancora dalla formazione della San Maurese con Gaiola che prova ad innestare Aruna, Trovade, poi Chandamè, lo
colpo di testa di Diallo che riesce a recuperare il pallone, poi l'intervento da parte di Trovade che va a colpire involontariamente un avversario, con il direttore di gara che richiama i medici della San Maurese per questo intervento nei confronti di Casadio. Allora, il tempo è scaduto, mancano pochi secondi, vediamo il recupero che sta per segnalare Davide Carifi. Tanto Casadio si è già rialzato. Tre minuti di recupero. Tre minuti di recupero. Quindi si dovrà giocare ancora per tre minuti qua al Lungo Bisenzio. Palla è per Merlonghi, vediamo se la tiene in campo, se ci riesce. Sempre Merlonghi, lo attacca Shannamè che riesce a rinviare. E allora Ciccone, lo attacca Masini, recupera il pallone Masini, molto bravo. Ancora Masini che poi prova a passare, Ciccone non lo molla, va fino in fondo Masini, guadagna un calcio d'angolo sull'intervento da parte di Ciccone. Allora calcio d'angolo per la San Maurese quando se n'è già andato il primo minuto di recupero. Si giocherà fino al 49esimo in questa prima frazione di gioco, risultato sempre fermo sullo 0-0. Attenzione adesso perché c'è la battuta del calcio d'angolo, la palla dentro, esce Bertini, va in presa senza particolari problemi. Aprili, Bertini, rilancio lungo di Bertini, colpo di testa da parte di Benedetti. Palla adesso è per Masini. Bonandi, ancora Bonandi che poi va a toccare per Aruna che da terra mette in movimento Gaiola. Merlonghi, gran bel giocatore, la palla è per Bolognesi, attenzione a Bolognesi che si accentra, ancora Bolognesi va a provare il tiro che termina direttamente fuori dallo specchio della porta difesa da Tommaso Bertini. Stefano Chini, io direi di poterci addentrare in un telegramma di fine primo tempo, anche se c'è ancora un minuto e mezzo da giocare. Prima metà di questa frazione abbondantemente di marca bianco-azzurra, come solitamente accade. Prato che ha avuto un paio di occasioni importanti, timbrate da Diallo, poi San Maurese che si è organizzata e dunque ha costretto il Prato a costruire in fase offensiva con più fatica rispetto a quanto visto nei primi 22 minuti. Palla recuperata da Soldani che va a trovare Aprili, sempre Aprili, attenzione, subisce fallo e allora calcio di punizione in favore della formazione bianco-azzurra. Ultimo minuto per quanto riguarda questo primo tempo, anzi si finisce qui con quindi il direttore di gara che manda tutti a bere un tè caldo, anche se quest'oggi qua al Lungo Bisenzio la temperatura è davvero mite. Allora noi ci fermiamo, spazio alla regia, poi le emozioni del secondo tempo all'intervallo. È 0-0 tra il Prato e la San Maurese, più tardi. Immagini che vi giungono nuovamente, amici all'ascolto, alla visione allo stadio Lungo Bisenzio di Prato per il secondo tempo del confronto tra il Prato e la San Maurese. Al termine della prima frazione di gioco il risultato è di 0-0, squadre già pronte per ripartire agli ordini del signor Antonio Liotta di Castellammare di Stabia. E allora si riparte, questo è il secondo tempo di Prato-San Maurese. Non ci sono cambi, quindi stessi 22 che hanno cominciato la contesa per questa ripresa.
primo tempo che, come abbiamo detto in fase di commento, ha visto intanto attenzione subito all'uscita da parte di Bertini che va ad anticipare Casadio. Dicevo appunto un Prato che ha sicuramente approcciato bene la gara, ha avuto un avvio dirompente, ha colpito anche una clamorosa traversa con Diallo, poi con il passare dei minuti la San Maurese è riuscita a crescere come rendimento e ha avuto qualche occasione non vanificata, con intanto l'occasione per Diego Mobilio che non riesce a intervenire su questo suggerimento in avanti. Pietro quindi si predispone per il lungo rinvio, Pietro decisivo nel corso del primo tempo con una parata su Sheriff Diallo, intanto recupera Aruna per la San Maurese, Bonandi, ancora Bonandi, si accentra Bonandi, va a cercare Merlonghi, chiude Colombini, ancora Aruna, palla poi per Bolognesi, ancora la San Maurese che prova a sviluppare l'azione, poi perde il pallone Gaiola, allora riparte il Prato con Nizzoli, c'è il movimento di Mobilio, eccolo servito, Mobilio ora di rigore, Mobilio, 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 palla fuori, mamma mia, che occasione per Andrea Diego Mobilio che si è preparato bene il tiro e ha messo fuori questa conclusione non inquadrando lo specchio della porta avversaria. L'inquadratura per Andrea a Diego Mobilio, vero uomo in più dell'attacco del Prato. Rilancio di Pietro, stacca poi Casadio, poi la palla è per Merlonghi, la chiusura ancora di Colombini, Gaiola va a attaccare Trovade, forse in maniera irregolare ma non c'è fallo. Bonandi ancora, attenzione, suggerimento largo per Masini che può andare, va ad attaccare Ciccone, la mette Masini, mette fuori Sciannamè, arriva poi Benedetti che subisce fallo da Diallo, si gioca per il vantaggio, Aruna dentro a cercare Merlonghi, spalla alla porta, la palla è per Bonandi, Bonandi di tacco, Merlonghi, 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 conclusione e poi Colombini si immola, decisivo Colombini con questo intervento. Sarà calcio d'angolo per la formazione della San Maurese con l'intervento decisivo da parte di Francesco Colombini. La battuta del calcio d'angolo, attenzione perché stava per staccare Gaiola che non è riuscito a impattare il pallone che è terminato in fallo laterale. La rimessa è in favore quindi del Prato. Aprili va a cercare a Diego Mobilio che sciabola, va a cercare Cicconi. La mette bene giù Ciccone, prova a partire Ciccone, poi sbaglia il suggerimento in avanti. Ancora Ciccone, palla recuperata da Gaiola. Sempre Gaiola in mezzo a due avversari, Ciccone lotta e recupera, bravo. Palla adesso è per Trovade, Sciannamè che va a rilanciare il pallone, colpo di testa da parte di Benedetti. C'è Manfroni in anticipo su Diallo, poi Masini rilancia, Sciannamè di testa, va a servire Trovade. Nicoli, Ciccone, si fa vedere Aprili che però non ha soluzione, la va da Colombini. Colombini non corre rischi e riparte dal portiere Bertini. Ancora Bertini che poi va a servire Sciannamè. La palla è per Diallo che prova ad andare. Nicoli cambia gioco, Nicoli va a cercare e a trovare Nizzoli, Aprili, prova a passare Aprili, lo attacca Barbatosta, riparte da dietro il Prato con Sciannamè che lascia a Bertini, Sciannamè, rilancio di Sciannamè, con il petto Benedetti la mette giù,
Bonandi, lo attacca Colombini, c'è il fallo in favore del giocatore la San Maurese, ha affondato il tackle Francesco Colombini, che poi viene richiamato anche verbalmente dal direttore di gara. Calcio di punizione in favore della San Maurese al quinto minuto e 44 secondi nel corso di questo secondo tempo. Risultato sempre di 0-0. Stacca Aruna, palla che arriva nella disponibilità del portiere Bertini. Si riparte con Bertini che va a effettuare il rinvio, il colpo di testa da parte di Manfroni, poi quello di Aprili, poi Aruna, sempre Aruna, la palla centrale per Gaiola, attenzione a Gaiola che ha un buon destro, va ad allargare il pallone per Bonandi, va Bonandi, area di rigore, attenzione Bonandi, il tocco dentro, Gaiola, calcio di rigore, fallo di mano da parte di Diego Mobilio, ammonito Mobilio e calcio di rigore. Sesto minuto, calcio di rigore con Bonandi che ha fatto carambolare il pallone sul braccio di Diego Mobilio, che non è un difensore, si vede, e quindi l'arbitro, il signor Antonio Liotta di Castellammare di Stabia, ha comandato il penalty in favore della San Maurese. Va Mario Merlonghi, è uno specialista, dal dischetto con il sinistro contro Tommaso Bertini. Minuto 7 nel corso di questo secondo tempo. Merlonghi contro Bertini. Tutto è pronto per la battuta di questo penalty. Parte Merlonghi, 3, 2, 1, il tiro, la rete. Ha segnato la San Maurese. La rete di Merlonghi, che ha trovato l'angolo per superare Tommaso Bertini, che l'angolo l'aveva scelto bene ma non è riuscito ad intervenire sul pallone molto teso ed angolato. E allora cambia il risultato al Lungo Bisenzio. San Maurese 1, Prato 0, Merlonghi al settimo minuto. Adesso c'è da risalire la china. Sì, purtroppo quando non si trasforma, non si riesce a concretizzare, possono arrivare anche queste situazioni abbastanza estemporanee, che nel cross di Bonandi, il mano di Mobilio secondo il direttore di gara, e quindi all'ottavo minuto del secondo tempo arriva il vantaggio da parte della San Maurese. Tanto ti interrompo perché c'è Diallo, area di rigore, ancora Diallo, conclusione! Piretro disinnesca, ci ha provato ancora Diallo con questa battuta che Giacomo Piretro ha disinnescato sul proprio palo. Attenzione, c'è il calcio d'angolo, la palla è per Trovade, adesso il Prato replica con tanta rabbia, ancora Aprili, va fino in fondo Aprili, la mette Aprili, interessante, attacca Sciannamè, Aruna va in cielo, Bonandi, lo attacca Mobilio. Subisce fallo, fallo di Bonandi su a Diego Mobilio. Adesso il Prato vuole assolutamente replicare, carica a testa bassa la formazione biancazzurra. Nizzoli, finisce a terra anche Nizzoli, il fallo è di Barbatosta, Trovade, Aprili, Soldani, va dal portiere Bertini, attacca Merlonghi, Bertini va a rilanciare lungo, Benedetti con precisione, Aruna, Masini, ancora Masini, lascia sfilare Gaiola, recupera Mobilio, no, c'è Gaiola, che poi fa viaggiare Barbatosta, uno contro uno con Soldani, passa Barbatosta, il fallo di Soldani, ammonito anche Soldani per questo fallo su Barbatost.
Decimo minuto, 1-0 per la San Maurese. Il gol di Merlonghi al settimo minuto sul calcio di rigore. Calcio di punizione che sta per battere la formazione di San Mauro Pascoli con Merlonghi. Attenzione perché Merlonghi da quella posizione potrebbe anche calciare verso la porta di Pietro. No, lascia Bonandi. Eccolo Bonandi. C'è l'incursione da parte di Casadeo, chiude Nizzoli. E allora potrebbe ripartire Diallo, ma c'è Manfroni che lo anticipa. Palla fuori, rimessa per la San Maurese, l'ha messa fuori Ciccone. Ovviamente la San Maurese sta rallentando i ritmi e non poco, starà al prato adesso cercare di aumentare i giri al proprio motore. Attenzione perché la palla è per Chandamè che rilancia, Diallo però è solo, la mette giù, poi tocca per Ciccone, c'è il movimento da parte di Mobilio, Ciccone va in avanti, perde il pallone in maniera regolare però. L'intervento di Aruna, Bonandi, ha visto bene l'arbitro. La palla è per ancora Bonandi, attenzione a Bonandi, centralmente per Merlonghi. C'è Casadio che non viene servito, attenzione Barbatosta. Barbatosta, poi c'è il rinvio di Colombini. Stacca Bolognesi, poi Aprili, si gioca. La palla è ancora per Gaiola che scucchiaia per Merlonghi. Ancora Merlonghi, Merlonghi conclusione, palla fuori, mamma mia. La conclusione di Merlonghi, ha fatto la barba al palo al minuto 11. E d'altronde davanti Bonandi, Merlonghi, Barbatosta, baricentri bassi, difficile da prendere. Partita adesso che il Prato deve saper girare. Attenzione ancora a Barbatosta, attacca Soldani, va Barbatosta, un rimpallo, rimessa dal fondo. Sta diventando difficile. Ora sì, perché la San Maurese sta diventando anche molto più pericolosa e concreta in chiave offensiva dopo aver preso un po' possesso palla del centrocampo e adesso si stanno facendo pericolosi. È chiaro che il Prato psicologicamente è provato da questo gol subito comunque su calcio di rigore dopo un cross, è chiaro che stanno ruminando gioco. Il Prato adesso è un po' in difficoltà, però prova a reagire, a breve ci sarà anche un cambio. Dovrebbe uscire, vediamo un po', sicuramente entrerà Renzi. Io penso ci sia addirittura un doppio cambio, perché io vedo che c'è anche Cela che sta intensificando le operazioni di riscaldamento. Attenzione adesso a Nicoli che va fino in fondo, lo attacca Masini che gli prende il pallone e va a effettuare anche il rinvio. La palla è per Chandamè. Ancora Chandamè, la mette Chandamè, forte tesa, il colpo di testa, il palo di Mobilio e poi la palla fuori. Che occasione per il Prato, che occasione per il Prato con Mobilio che ha colpito il palo al minuto 13 a Diego Mobilio, di testa ha colpito il palo. Occasionissima per il Prato, secondo legno di giornata, doppio cambio. Dentro Renzi, fuori quindi Soldani per Renzi e Ciccone per Cela. Questi cambi. Doppio cambio quindi, con una punta in più di fatto, perché Cela va a fare quello che faceva Ciccone, mentre ovviamente Renzi non va a fare quello che faceva Soldani, perché è andato a fare l'attaccante al fianco di Sheriff Diallo, quindi tridente d'attacco Mobilio, Diallo, Renzi per il Prato. È giusto così, non può intervenire Manfroni. Allora la ripresa è per il Prato con Mobilio, ancora Mobilio, prova ad andare Mobilio, tentativo di cross, mette fuori Manfroni che fa un regalo al Prato perché stava arrivando Pietro. Buon segno, minuto 15, ci hanno regalato un calcio d'angolo, batte Trovade, c'è il movimento di Mobilio.
Eccolo Trovade che chiama lo schema. C'è però il direttore di gara che richiama i giocatori ad una maggior correttezza all'interno dell'area di rigore. Richiamo per Cela e per Chandamé. Adesso si può andare con Trovade che è pronto alla battuta. La battuta di Trovade, attenzione, la palla per Nicoli, c'è Bonandi che gliela sporca. Poi Masini va a rinviare, Nicoli scalcia Bonandi e c'è il calcio di punizione in favore della formazione della San Maurese. Dall'altro Nicoli, anche un ex, è stato prelevato dal Prato proprio dalla San Maurese. Calcio di punizione per la San Maurese e richiamo verbale per Nicoli. Con Liotta che va al faccia a faccia con Nicoli. Personalità, questo direttore di gara. Batte Piretro. Sta cacciando a me. Poi Bolognesi, poi Colombini a vuoto. Allora c'è Nizzoli che va da Diallo, di testa Diallo, Renzi la mette giù. Arriva Nicoli, adesso il Prato gioca bene. Va Nicoli, la mette Renzi, limite dell'area, Renzi, un rimpallo con Benedetti, si gioca. Palla è per Merlonghi, lo affossa Colombini, ammonito Colombini. Ammonito Colombini. Ha affossato Merlonghi. Minuti 17 nel corso di questa ripresa. 1-0 per la San Maurese il risultato, come vedete dalla nostra grafica. La regia di Paolo Innocenti, le riprese di Filippo Sileci. Il gol che sta decidendo il match al momento è quello di Merlonghi, realizzato sul calcio di rigore al 7° minuto. Benedetti va a battere questo calcio di punizione in favore della formazione di San Mauro Pascoli. La sciabolata lunga, colpo di testa di Nizzoli che anticipa Barbatosta. Cambia anche la San Maurese, a breve dentro Zaghini con il numero 13. Intanto la palla gestita da Casadio, palla fuori, rimessa per il Prato. Ecco il cambio, vediamo, no, non la autorizzano per il momento. Chandamé, rilancio profondo a cercare Cela, colpo di testa di Benedetti, poi Renzi, Cela di testa, Nicoli prova la battuta, impatta bene il pallone ma non trova la giusta coordinazione per la battuta vincente. Adesso c'è il cambio, allora Zaghini con la maglia numero 13, vediamo chi esce. Esce Manfroni. Allora Manfroni, che era un centrale difensivo, dentro Zaghini. Vediamo cosa va a fare, se va a fare il centrale o se ci sarà uno spostamento. No, va a fare il centrale difensivo. E allora problema fisico per Manfroni, sì, che vedo sta parlottando con i sanitari della San Maurese. Con il presidente di Colombini, poi Aruna che rilancia il pallone che viene recuperato dal portiere Bertini. Colombini. La palla adesso è per Chandamé, Aprili, Colombini. Riparla la palla ancora per Chandamé, Mobilio di testa, la palla è per Renzi, Renzi, conclusione, Piretro riesce a deviare in qualche maniera ma devia. Allora Renzi al minuto 20, Piretro male ma efficace.
E allora il calcio d'angolo, lo batte ancora Trovade per Mobilio che prova a passare, non abbocca però con la maglia numero 11 Barbatosta che rinvia. Guardate come la San Maurese sia tutta in un fazzoletto. La palla adesso è per Nizzoli che sbaglia il suggerimento, regala la palla alla formazione di San Mauro Pascoli. Amici all'ascolto della visione, i minuti sono 20 nel corso di questa ripresa. Il risultato è di 1-0 per la San Maurese, il gol di Merlonghi al settimo della ripresa. La palla è ancora recuperata da Masini che la tiene in campo. Poi Bonandi, palla fuori, rimessa per il Prato. Cela, palla per Diallo, lo attacca Benedetti, fallo su Diallo. Ammonito, fallo su Diallo da parte di Luca Benedetti. Calcio di punizione per il Prato. Ha scalciato da Tergo, attaccante liberiano della formazione biancazzurra, Luca Benedetti, e quindi ha indotto l'arbitro al doppio provvedimento disciplinare, ovvero calcio di punizione e ammonizione nei confronti del difensore della San Maurese. Allora, calcio di punizione per il Prato, vediamo. Sulla palla c'è Shannamè che potrebbe anche provare la soluzione verso la porta di Pireto. No, si allontana, allora vanno a fare lo schema, a colpire di testa. Brando è stato chiaro, ha detto no, niente punizione diretta, si va a scodellare verso l'area di rigore, tutti dentro, tutti a saltare. Sono rimasti soltanto Aprili e Nizzoli fuori dall'area di rigore, oltre a Trovade che andrà a battere. E allora batte Trovade, la battuta di Trovade, ribattuta, Mobilio, conclusione, palla fuori. Ci ha provato a Diego Mobilio con questa battuta, con il pallone che è terminato abbondantemente al lato. Giacomo Pietro si predispone per il rinvio. Stacca Aruna, colpo di testa di Aprili, poi Masini spara in tribuna. Rimessa per il Prato. Diallo. Ancora Diallo che punta Benedetti, poi ritorna su di lui Masini, ma è calcio d'angolo. Adesso è interessante perché Benedetti ha ammonito e quindi chiaramente non può andare ad intervenire in maniera troppo energica su Diallo, e questa sicuramente è una costante non da poco nell'economia di questi minuti finali della gara. La battuta di Nicoli, la palla dentro, colpo di testa, l'ha presa Pireto su Mobilio. La parata del portiere della San Maurese. Attenzione perché riparte la formazione di San Mauro Pascoli. Tocco dentro per Casadio, attenzione a Bolognesi che va come un treno, poi c'è Colombini che va da Bertini che rilancia, stacca Renzi, va su Zaghini e riesce a intervenire, palla in fallo laterale. Mobilio non ci arriva e allora Gaiola, poi il tocco da parte di Casadio che va a cercare Bonandi che la mette giù con la suola, va da Masini, interviene Cela, si gioca, passa Masini, la mette Masini secondo palo, cross troppo profondo, ma prestazione sicuramente di alto livello per l'ex Gabriele Masini. Aprili, Nizzoli, poi recupera il pallone, attenzione la San Maurese, Merlonghi interviene Shannamè, poi Aruna su Cela, fallo. Tanto attenzione, Trovade, fuori mi sa, no, ammonito, è andata bene. Ammonito ed è andata bene perché ha strattonato l'avversario. Meno male per il Prato. Ammonito Trovade.
direttore di gara che ha mantenuto una linea molto all'inglese, un direttore di gara più fiscale in questi casi avrebbe mandato a fare la doccia a Trovade. Meglio così. Intervento da parte di Bolognesi, che ha un diesel veramente nelle gambe, va come un treno, sta correndo come un forsennato. Recupera Trovade, Mobilio, ancora Mobilio, Mobilio prova ad accentrarsi, passa Mobilio, la mette secondo palo, troppo profondo, rimessa dal fondo. 26 sul cronometro nella ripresa, l'inquadratura è per i tifosi del Prato e stanno continuando ad incitare la propria squadra. Giacomo Piretro va a effettuare il rinvio, il colpo di testa di Aruna, poi Bonandi lo strattona, Nicoli, rimessa laterale, non c'è niente neanche in questa circostanza. Renzi, la palla è per Benedetti che anticipa Diallo, poi Trovade, la mette giù Trovade, va da a Diego Mobilio che si accentra, parte Mobilio, Mobilio prova la battuta, Piretro ancora. C'è sempre Piretro, 26, ancora Mobili. Stefano Chini, 1-0 per la San Maurese, Prato che ci sta provando. Sì, ci sta provando, si è un po' scrollato di dosso il peso psicologico del vantaggio improvviso della squadra giallorossa. Poco fa provvidenziale Chanamè con un pallone in area di rigore che è stato salvato dal capitano, altrimenti mi sembra ci fosse Merlong in postazione pronto per andare alla conclusione, lui o Bonandi non ricordo, fatto sta che Chanamè è stato molto bravo perché la San Maurese in vantaggio sta controllando la situazione ma non disdegna di ripartire di rimessa. Prato, come ho detto, si è un po' scrollato il peso psicologico del gol subito su calcio di rigore, tutto sommato meriterebbe anche il pareggio per quello che si è visto lungo l'arco dell'incontro, soprattutto nella prima metà del primo tempo dove sono state molte le occasioni. Vediamo se adesso ripartiamo con Isuf Cela. Suggerimento è per Diallo, vediamo se parte Diallo perché Benedetti è ammonito e allora lo punta Diallo, conclusione, rete, ha segnato lo sceriffo, è 1-1 qua a Lungo Bisenzio, il pareggio del Prato con Sheriff Diallo al minuto 28, la rete di Diallo che ha puntato Benedetti e poi ha superato Giacomo Piretro, è 1-1 a Lungo Bisenzio, segna Sheriff Diallo. È un gol importantissimo per il Prato, meritato per quello che si è visto sul terreno di gioco, ma avete visto anche l'importanza di Sheriff Diallo e anche come è cambiato il modo di marcare l'avversario di Luca Benedetti, che con l'ammonizione sulla spalle è sicuramente un altro modo di approcciare l'avversario, l'abbiamo visto, la Diallo si è liberato bene ed ha battuto Piretro. 1-1 e adesso ci sono ancora 17 minuti da giocare e il Prato deve assolutamente proseguire a ruminare gioco, a cercare di portare a casa i tre punti. Intanto la rimessa in carreggiata, grazie a Sheriff Diallo. Intanto palla per Bertini. Trovade, poi Aprili, Colombini, la palla adesso è per Nizzoli, centralmente per Aprili, adesso la partita ha cambiato inerzia con il Prato che attacca, con Trovade, Nizzoli, la palla è per Mobilio, attenzione, Mobilio prova ad inventare qualcosa, Mobilio, conclusione, Piretro ancora. Riesce ad intervenire e a disinnescare questa conclusione di Mobilio. Eccolo qua Giacomo Piretro che si predispone per il rinvio. Va a cercare Barbatosta, interviene Nizzoli, poi ancora Casadio, Merlonghi, recupera bene Nizzoli che poi va a effettuare il rilancio lungo, va a cercare Mobilio. È in anticipo Bolognesi che mette il pallone in fallo laterale. Sono alla carica Diego Mobilio, adesso va a cercare Diallo, lo attacca
Zaghini, ancora Diallo, corpo a corpo con Zaghini, va Diallo, ora di rigore, finisce a terra, non c'è niente, non c'è niente per il direttore di gara. Palla che termina in fallo laterale, c'è il cambio per la San Maurese. Cambio per la San Maurese con Bolognesi che esce ed entra Gibric in campo al posto di Bolognesi, non cambia niente, un esterno per un esterno. La rimessa per la San Maurese. Palla è per Barbatosta, attacca Nizzoli, poi Trovade, poi interviene a vuoto Aruna, Renzi, Diallo, attenzione, spalla alla porta, arriva Nicoli, 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 area di rigore, ancora Nicoli, la rimette, arriva Gaiola e mette fuori Bonandi, ma è bravissimo Aprili in anticipo. La rimessa è per la San Maurese, adesso la partita ha toni agonistici molto elevati. Palla per Bonandi, palla fuori, rimessa per il Prato, rimessa per il Prato con Simone Nicoli, attenzione a Francesco Renzi che poi va da Diego Mobilio, ancora Nicoli, attenzione Nicoli, la può mettere Nicoli, è interessante per Renzi, arriva Renzi, la rimette e c'è la palla che termina sul fondo, non la tocca nessuno. Il pareggio del Prato, Stefano Chini, importante da rete di Diallo. Sì, 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 qui siamo stati bravi a concretizzare, è stato bravo Diallo, ha puntato l'avversario, avevi detto giustamente bene te, puntato Benedetti che era già stato ammonito, si è accentrato, è riuscito ad evitare anche il raddoppio, ha fatto partire una bella conclusione che si è infilata a fil di palo dove Piretro, che è stato bravissimo quest'oggi, non ci è potuto arrivare. Adesso è una squadra, quella biancazzurra, che sta attaccando l'avversario, un Prato letteralmente assatanato, siamo al 33esimo, c'è margine per poter ribaltare la partita facendo sempre attenzione. Ecco Renzi, conclusione di Renzi e la parata da parte del portiere Piretro, conclusione sporcata dal difensore, ma è chiaro che è cambiata l'inerzia della gara, è cambiato tutto qua a lungo Bisenzio, adesso il Prato poi è a trazione iperoffensiva con il tridente Renzi di Allò Mobilio. Gibric, c'è poi il fallo subito da Barbatosta e allora calcio di punizione in favore della San Maurese, che chiaramente adesso sta cercando di allentare la pressione bianca-azzurra. Adesso batte questo calcio di punizione con Barbatosta, attenzione Barbatosta, ancora Barbatosta, dietro Merlonghi, conclusione, palla fuori. Ci ha provato Merlonghi senza però inquadrare lo specchio della porta avversaria. Chandamè, la battuta profonda di Chandamè che va a cercare Nizzoli, la mette giù Nizzoli, poi Trovade, attenzione a Trovade che va nella terra di nessuno, recupera comunque Colombini, Nicoli, Cela, c'è l'1-2 con Nicoli che può andare, la mette Nicoli, attenzione secondo palo, c'è Gibric che va a effettuare il rilancio, a cercare Barbatosta, la mette giù Barbatosta ma Nizzoli è bravo, e allora Trovade, attacca Casadio, ancora il pallone per Chandamè che rilancia lungo, a cercare Diallo, il colpo di testa da parte di Benedetti, Aruna in avanti per Bonandi, Bonandi ancora, passa con la suola, recupera Nicoli che salta l'avversario, parte Nicoli, ancora Nicoli, 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 il tocco è per Renzi, attenzione alla di rigore, Renzi, il tocco dentro, Diallo si gira, c'è Zaghini che interviene, Diallo, attenzione adesso a Mobilio, Mobilio, Piretro, va in presa il portiere della San Maurese. 10 minuti più recupero, 1-1 a lungo Bisenzio. A Merlonghi ha risposto Diallo.
Casadio, Barbatosta, Gibrich, Gaiola, Casadio, allarga il pallone per Masini, c'è largo Bonandi, eccolo servito, si accentra il capitano della San Maurese, parte Bonandi, ancora Bonandi, sempre Bonandi, il tocco dentro, cercare Barbatosta, chiude Colombini, poi Benedetti, attenzione a Gaiola, passa Gaiola, resiste, poi subisce fallo, ammonito Cela, giusto, giusto. Intervento sulla caviglia di Gaiola. Calcio di punizione per la San Maurese, il fallo di Isuf, Cela. Ha affondato il tackle. Sempre molto vicino all'azione Antonio Liotta di Castellammare di Stabia. Cambio nella San Maurese, vediamo chi entra e chi esce. Allora il cambio, vediamo se viene autorizzato, c'è il calcio di punizione in favore della formazione di San Mauro Pasqua, lo fanno dopo il cambio, sì. Batte Merlonghi, con la San Maurese che comunque rimane con 5 giocatori all'interno della propria metà campo. Bonandi, ancora Bonandi, Masini, tocca dentro, attenzione Merlonghi, Merlonghi, c'è Bertini sulla traiettoria. Il rinvio di Bertini che va a cercare Aprili, ancora Aprili, attacca Casadio, Aprili poi viene fermato proprio da Casadio. Adesso vediamo se fanno il cambio. Per il momento lo rimandano. Palla recuperata adesso da Chandamè. Nicoli. Prova ad andare Nicoli, salta l'avversario, va da Cela, attenzione con il tacco, la palla è buona per Trovade. Passa poi a Runa. Renzi recupera. Il tocco è per Diallo, Diallo, area di rigore, Diallo, conclusione, Piretro ancora, con Diallo che chiede scusa a Mobilio, ma si è fatto ingolosire il centravanti liberiano ed ha fatto bene perché aveva lo specchio della porta a sua disposizione. Va Piretro, al rinvio più lontano che può, c'è Bonandi, colpo di testa da parte di Chandamè. Poi Nicoli di testa, la rimette centralmente dove c'è Aruna che riesce a recuperare il pallone, subisce fallo, il fallo è di Aprili, fallo è di Aprili. Calcio di punizione in favore della formazione della San Maurese, ammonito Aprili, anche in questo caso regolamento alla mano, c'è poco da dire, è andato direttamente sull'avversario. ...39 sul cronometro... ...1-1 il risultato... ...calcio di punizione in favore della San Maurese... ...vedo che ci sono due cambi pronti... ...però non so cosa stiano aspettando... ...vabbè... ...adesso smetto anche di dirvelo perché... ...sono 5 minuti che... ...ci sono i due giocatori... della San Maurese con la pettorina e il dirigente accompagnatore con la vagnetta. Vabbè, intanto calcio di punizione, occhio perché Merlonghi da quella posizione calcia verso la porta di Bertini, è lontano però calcia, va Merlonghi verso l'area di rigore con Bertini che può intervenire. Nicoli va da Renzi centralmente per Mobilio, attenzione perché c'è Trovade solo, eccolo servito, attenzione Trovade, punta l'avversario, ancora Trovade, conclusione ribattuta, palla all'interno dell'area, Cela, rete, rete, ha segnato il Prato l'ha ribaltata, esattamente al 40esimo, Isuf Cela, è 2-1 per la formazione biancazzurra.
la rete di Zuf Cela, che poi va a prendere l'abbraccio della sua gente, l'abbraccio della curva. Matteo 27, la conclusione di Trovade, la deviazione e la rete di Yusuf Cela. La rete quindi di Cela per ribaltare questo confronto con il colpo di testa vincente. E adesso il Prato ha l'opportunità di portare a casa questi tre punti importanti per la sua classifica, che chiaramente consentirebbero di fare un passo decisivo verso la permanenza in categoria. Un buon Prato ci ha creduto, grintoso, al cospetto di una squadra scorbutica e sempre in partita come la San Maurese. Allora il cambio, fuori Bonandi, dentro Berardi. C'è anche Cremonini che prenderà il posto di Casadio. Quindi Berardi e Cremonini, fuori Bonandi e Casadio per questi ultimi tre minuti più recupero. Ma è 2-1 per il Prato e questo è quello che conta, la ribaltata, la formazione biancazzurra grazie alle reti di Diallo e di Cela. Cambia anche il Prato, no, non cambia il Prato, cambia dopo perché non l'hanno autorizzato. C'è Cecchi pronto ad entrare sul terreno di gioco, rinforza la difesa Brando. Suggerimento profondo con Colombini di testa. Poi la palla per Renzi, tocco dietro con Piretro che va a mettere il pallone in fallo laterale. Ecco il cambio, ecco il cambio. Adesso cambio con Cecchi in campo, esce a Diego Mobilio che ovviamente non ha ancora i 90 minuti sulle gambe e allora ultimi due minuti più recupero per Cecchi al posto di Mobilio. È pronto anche qua, sì, però il cambio si fa dopo. Palla adesso è per Trovade. Diallo pensa al tiro per un attimo, un rimpallo. Poi ancora la palla per Zaghini che la rilancia in avanti. Nizzoli, prova ad andare Nizzoli, suggerimento è per Trovade. La mette Trovade con la testa di Benedetti. Ancora Nizzoli, pallone fuori. Tempo scaduto, 30 secondi, altro cambio. Dentro Quassi, fuori anche Diallo. C'è un altro cambio che sta per effettuare il campo con la maglia numero 43, entra Thomas Zaccheri Quassi. Esce con la maglia numero 9, lo scelto. Dopo il gol, Zaccheri Diallo. E allora fuori anche Diallo, dentro Quassi, ha tolto le due punte Brando per questo finale, importante portare a casa i tre punti. Cambia anche la San Maurese, fuori anche Barbatosta, dentro Grassi. Anche la San Maurese che va a effettuare un altro cambio con Lorenzo Grassi, maglia
E allora 5 minuti di recupero con il Prato avanti per 2-1 con Renzi che gestisce il pallone, lotta con Aruna, si lotta proprio nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, la rimessa è per la San Maurese. Con Piretro che si predispone per la rimessa, con Gibric e poi Grassi che recupera il suo primo pallone, lo attacca Nizzoli, palla in fallo laterale, adesso il Prato dovrà gestire al meglio i minuti che mancano al termine del confronto e portare a casa questa importante affermazione. Grassi, Nizzoli lo attacca, poi ancora Grassi che lotta, lo attacca anche Cela che recupera il pallone, poi Grassi si lotta veramente in quella zona del campo con Grassi che finisce a terra, l'arbitro non fischia niente e allora Priri rilancia di testa Aruna, poi Cela, Aruna è a terra, Quassi, la palla è per la giocata di Trovade, eccolo Trovade che però è solo, allora andrà alla bandierina, non so, no, si accentra, eccolo Trovade, Trovade ancora, Trovade la mette ma non c'è nessuno ovviamente, come ha detto in precedenza, perché Brando ha ordinato di presidiare la propria metà campo, c'è l'intervento di Chandamè, Benedetti, Gaiola, difesa a 5 adesso per il Prato, Grassi con la palla recuperata sempre da Grassi dopo un rimpallo, va Grassi, lo attacca Aprili, poi c'è l'intervento di Cecchi, lancio profondo a cercare Renzi che adesso è rimasto l'unico vero terminale offensivo, Aruna con la palla che viene recuperata da Gibric, ancora Grassi, interviene bene Nizzoli, la palla è per Cela che va a cercare Renzi, è in anticipo Benedetti e di testa va da Piretro. Stefano Chini, un Prato che l'ha ribaltata, direi una partita giocata bene. Contesta, pazienza, è stata brava la squadra biancazzurra, oggi un bel passo avanti sotto il profilo anche della fiducia nei mezzi, nei propri mezzi, perché non era semplice a un certo punto, soprattutto dopo il calcio di rigore di Merlonghi. C'è da aspettare ancora un centinaio di secondi prima di dire che è tutto ok. Questo però è il mio telegramma a questo momento. La palla è gestita per un attimo con la maglia numero 18 da Berardi, recupera ancora il Prato con Aprili. Prato che ha ribaltato il match, stiamo per entrare nell'ultimo minuto e mezzo di gara. Con la formazione bianco-azzurra che poi nel contesto complessivo del confronto ha meritato, colpendo anche due pali, uno con Sheriff Diallo, uno con Diego Mobilio, però sono partite sempre molto difficili da interpretare, più che altro quando vai sotto come è successo alla formazione biancazzurra, quindi come diceva Stefano Chini anche un passaggio importante a livello psicologico per la compagine laniera. Ultimo minuto, ancora un minuto da giocare. Zaghini rilancia più lontano che può, va a staccare Chandamè, Aruna, pallone fuori, non ne ha più neanche la San Maurese e allora ancora 30 secondi con il Prato che si appresta quindi a vincere questa gara e a fare un passo importante in classifica e a poter gestire questo finale di stagione in maniera decisamente più tranquilla, cominciando anche a programmare il futuro. Finita qua. Adesso l'arbitro fischia la fine, il Prato supera la San Maurese per 2-1 in rimonta. Non mi rimane altro che ricordare l'andamento
dei gol, vantaggio sammaurese grazie a Merlonghi sul calcio di rigore, la rimonta del Prato con Sheriff Diallo e con la rete decisiva di Zuf Cela. Ringrazio Stefano Chini per il commento tecnico, Filippo Sileci per le riprese, Paolo Innocenti per la regia. L'appuntamento è rimandato alle prossime gare del Prato in Serie D. A Lungo Bisenzio il finale vede il Prato superare la Sammaurese per 2-1. Grazie e buon proseguimento di serata a tutti.